Il Bitonto chiude nello stadio Amico centrando la 21esima vittoria stagionale. Troppo Bitonto per un tempo, avanti 2-0 dopo 16 minuti, troppo poco Galatina, già salvo, a cui non serve il sussulto d'orgoglio nella ripresa. E Pasquale De Candia, il tecnico dei neroverdi, può finalmente tornare a festeggiare un successo 20 giorni dopo la scoppola del Monterisi di Cerignola. Superato 3-1, un piccolo Galatina che si sveglia troppo tardi quando è ormai sommerso già da 3 gol. Al Città degli Ulivi la partita sembra andare in archivio già dopo 16 minuti. Dopo 8 primi ci pensa Albrizio, servito da Manzari, a stappare la difesa ospite e trafiggere Esposito. Passano altri 8 minuti e dopo il destro di Zotti, che sibila vicino all'incrocio dei pali, è sempre l'eterno numero 10 a regalare il bis, complice il tragicomico pasticcio di Esposito, a cui sfugge il cuoio che supera incredibilmente la riga bianca, e prima dell'assist smarcante con il petto di Zotti, che Manzari non riesce a finalizzare in rete. Al riposo è 2-0. Nel secondo tempo, al quinto, anche Manzari partecipa alla domenica di festa dei Leoncelli Neroverdi, firmando il 3-0 e il 20° gol in campionato. Tutto troppo facile, difesa del Galatina che si taglia come il burro. Ne approfitta ancora Zotti, che apparecchia per Buonasia, ma Esposito gli sbarra la strada in uscita. A questo punto, l'11 di Beppe Mosca, imbottito di under, ben 13 tra Prato Verde e panchina, si scuote e si sveglia, ma è ormai troppo tardi. Alemanni indovina il 7 per Forlì è entrato Zecchino tra i pali al posto dell'inoperoso Longo, mentre dall'altra parte i padroni di casa, sfruttando una difesa ospite completamente immobile, pungono ancora con Zotti, Esposito a mano aperta si rifugia in corner, e con Turitto, diagonale al lato di un soffio. Al 90° è 3-1. Il Bitonto chiude l'eccellenza a quota 68, a meno 3 dal Cerignola, e si prepara alla roulette russa dei playoff, partendo dalla finale del 7 maggio con la vincente tra Altamura e Casarano.